Ciao ragazzi, bentornati su PS Watches, io sono Pasquale e ieri non sono riuscito a pubblicare nessun video del giorno 3 perché è stata una giornata infernale, ho provato tantissimi orologi e siamo stati praticamente dappertutto e penso di aver passato più ore con gli orologi in questi giorni che in tutta la mia vita, quindi devo dire che è una fiera veramente intensa, ma ci tenevo a fare questo video con le mie impressioni a caldo dell'IWC Ingenieur, probabilmente l'orologio sportivo di quest'anno, del 2023, l'orologio che sta facendo parlare di più tutto il settore orologi, un orologio che mi è piaciuto molto e quindi già da subito vi dico che per me è un prodotto super promosso. Ma andiamo un po' più nel dettaglio. L'Ingenieur porta con sé tutta la storia di Gerald Genta e devo dire che IWC da questo punto di vista ha lavorato molto bene su quello che è il design dell'orologio. Quella che era la mia preoccupazione leggendo quelli che erano i press kit, quelle che erano le prime informazioni viste online, avevo paura che l'orologio potesse essere troppo grande perché parliamo comunque di un 40 mm di diametro con delle spallette proteggi corona, ma appunto ieri sera ho avuto modo di metterci mano sopra ed effettivamente la qualità della cassa, le forme che sono riuscite a tirar fuori da questa Carrour che è molto sottile nonostante si mantengano degli standard qualitativi veramente elevatissimi, è veramente piacevole da indossare e devo dire che da questo punto di vista IWC ha lavorato veramente molto bene, proprio in termini di vestibilità. L'orologio sarà disponibile sia in acciaio che in titanio. In acciaio abbiamo tre colorazioni, quella nera, quella bianca e quella verde acqua, chiamata appunto acqua da il brand, colorazione molto bella quest'ultima, molto brillante, che secondo me si sposa molto bene con quello che è l'acciaio e la lavorazione generale che abbiamo su questo orologio ed in generale la qualità dei quadranti è veramente elevata. Devo dire che le rifiniture di questo orologio, che poi parleremo anche del prezzo, sono elevatissime. Il bracciale è veramente comodo, con delle maglie lavorate molto bene, abbiamo una Carrour, una cassa rifinita in ogni minimo dettaglio, è un orologio tutto d'un pezzo e da questo punto di vista non hanno minimamente deluso quelle che erano le mie aspettative. Tra tutti i quadranti il mio preferito sulle versioni acciaio probabilmente è il classico nero, però se devo dirvi quello che il mio modello preferito è senza ombra di dubbio il titanio, perché credo che l'abbinamento proprio dello stile IWC è perfetto con questo titanio che hanno utilizzato, con queste finiture che hanno utilizzato sul titanio e la colorazione del quadrante secondo me tono su tono è strepitosa proprio per quanto riguarda il titanio. Una delle particolarità di questo Ingenieur è sicuramente la cassa interna fatta in ferro dolce per la schermatura della irradiazione dei campi magnetici, quindi anche da questo punto di vista IWC ha voluto ripescare dal proprio passato evolvendo questo concetto, nonostante però manteniamo delle dimensioni e uno spessore molto contenuto, quindi sono riusciti a implementare benissimo il fatto di avere una parte della cassa in ferro dolce che generalmente potrebbe aumentare gli spessori, ma qui invece abbiamo un design, una linea che restano molto puliti e molto versatili sul polso. Il calibro all'interno è della serie 32.000, in questo caso il 32.111, un movimento a carica automatica con 120 ore di riserva di ricarica, 28.800 alternanze, il grado di finiture anche non è niente male nonostante abbiamo un fondello chiuso, quindi in generale questo nuovo Ingenieur è veramente un prodotto concreto che mi è piaciuto molto e quindi credo che in assoluto sia l'orologio sportivo di questo Watches & Wonders 2023. Arriviamo un po' al dunque e vi dico un po' quello che penso in generale di questa nuova uscita. Credo che il prezzo sia importante perché parliamo di 13.000 euro per la versione in acciaio e di 16.200 euro per la versione in titanio, un prezzo importante che secondo me è leggermente sopra quello che mi sarei aspettato, o meglio quello che avrei voluto da questo Ingenieur, perché se IWC si fosse posizionata leggermente sotto la cifra che ha presentato, secondo me avrebbe fatto ancora di più parlare di sé, sarebbe stato ancora di più un orologio acclamato dal pubblico e apprezzato da tutti quanti. Per quanto riguarda invece la questione del bracciale integrato, dell'aver prodotto magari in ritardo questo orologio, il trend l'hanno seguito diciamo in maniera un po' rallentata, io vi dico la verità, secondo me sì, ma alla fine ci sta, alla fine fa parte dell'heritage di questo marchio, quindi alla fine è un orologio che
è sempre esistito nel loro catalogo, quindi si sono presi il loro tempo e hanno fatto le cose come andavano fatte. Quindi in assoluto credo che preferisco aspettare un anno in più per un orologio ben riuscito piuttosto che avere subito il contentino per seguire il trend, giusto per seguire il mercato e banalmente fare magari più vendite, però producendo un orologio che non ha questo livello. E quindi nel complesso per me è un orologio super promosso. Voglio sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate voi. Una volta che sarà in boutique spero che possiate provarlo, perché è un orologio veramente eccellente da tutti i punti di vista. Quindi lasciatemi un commento qua sotto, ditemi la vostra nei commenti che cosa ne pensate voi, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Cercherò oggi di farvi uscire probabilmente un doppio contenuto, in modo tale che possiate avere sia questo video su IWC e sia un contenuto invece aggiornamento su tutti gli altri orologi che ho provato qui in fiera. Quindi state sintonizzati, perché nelle prossime ore o nei prossimi giorni arriveranno altri contenuti qui da Ginevra.